Buongiorno, sono Massimiliano Santoro e oggi, nell'ambito del progetto sulle soft skills per la gestione manageriale di progetti complessi in ambito pubblico, vi parlerò di leadership. Allora, chi è e cosa fa il leader nel pubblico impiego? Ma questa credo che sia una domanda fondamentale che ci poniamo sempre quando parliamo di leadership. Credo che se ne parli tantissimo, voi avrete sentito un sacco di cose dette sulla leadership, avrete probabilmente frequentato dei corsi, letto dei libri, si parla di leadership situazionale, di leadership emozionale, si parla di potere, si parla di autorità. È un tema estremamente delicato la leadership, soprattutto quando parliamo di leadership in contesti dove confusione tra un sistema giuridico normativo, tra un sistema gerarchico, tra un sistema di mansioni e poi quella che è l'autorevolezza che le persone mettono in campo, è una confusione altissima. Ora, vi dico una notizia che è fortemente legata a quelli che sono gli studi più recenti sulla leadership. È uscito un articolo molto bello 2 anni fa sull'Harvard Business Review. E in questo articolo si diceva una cosa importantissima. I corsi sulla leadership non funzionano. Non funzionano perché non si può insegnare la leadership. Allora, forse intuitivamente ci arrivavamo tutti in questo, no? Noi parliamo spesso di persone che hanno una leadership naturale, parliamo di capi carismatici. Beh, carisma, giusto per dirci una parola importante, noi useremo le parole in questo lavoro insieme. Carisma vuol dire avere la grazia. Carisma deriva dalla parola charis, che è grazia in greco. Ecco, per darvi un'idea, no? Allora, l'Harvard Business Review fa un'operazione molto, molto importante sostanzialmente. Ci dice che le ricerche sulla leadership ci hanno dimostrato come le persone non imparino dai corsi sulla leadership. Sono corsi inutili tendenzialmente, costano tanto, fanno guadagnare le società di consulenza, fanno guadagnare le business school e in Italia ci sono delle prestigiose business school, pensate alla LUIS, pensate beh, alcune business school collegate col Formez, pensate alla SDA Bocconi, che forse è la più famosa delle business school italiane. Io che peraltro ho avuto e ho il privilegio di insegnare in alcune delle più prestigiose business school italiane, tra cui la 24 ore business school, la scuola di formazione per la leadership del Sole 24 ore. Insomma, ho una bella esperienza su questo, vi posso confermare, i corsi tradizionali sulla leadership non funzionano. All'inizio sembra che ci siano degli dei dati, sembra che possano essere in qualche modo interessanti, ma poi nella pratica scopriamo che le persone tornano a reiterare i comportamenti precedenti e non succede nulla. Allora, che cosa dice questo articolo sull'Harvard Business Review? Un articolo molto interessante che vi consiglio. Sostanzialmente dice che noi non possiamo insegnare la leadership, noi non possiamo dare il carisma a chi non ce l'ha, ma possiamo aiutare le persone a riconoscere i loro percorsi. Possiamo aiutare le persone a riconoscere qual è la loro idea di leadership, sostanzialmente, quali sono i modelli con cui si sono confrontati. E a partire da questi modelli, beh, le persone probabilmente possono incominciare a capire meglio qual è la loro strada, qual è il loro percorso, perché si comportano in un certo modo e quali comportamenti sarebbero più utili, più praticabili, più efficaci. Ecco, questa credo che sia una bella idea di leadership. Allora, questo è il percorso che vi proporrò in questo tempo che staremo insieme. L'idea è di sviluppare un progetto di leadership narrativa per la pubblica amministrazione. E quando parliamo di leadership narrativa, non parliamo di leadership emozionale, di leadership situazionale, non parliamo dei classici modelli sulla leadership che probabilmente conosciamo. Quando parliamo di leadership narrativa, parliamo proprio di riannodare il filo di una narrazione di leader. Quindi andare insieme a riflettere su che cosa? Su quali sono i leader della nostra vita, quali sono i nostri percorsi di leadership e partendo da questi modelli, e vi farò fare qualche riflessione su questo nel corso del nostro breve percorso formativo, ma attraverso questi cercare di capire veramente, ma qual è la mia storia con cui mi accredito come leader o qual è la storia che posso utilizzare per accreditarmi? E
E la riflessione di fondo è che tutti i leader si accreditano attraverso una storia. Oggi faremo anche degli esempi illustri per capire questo meccanismo, ma è fondamentale. Senza una storia non esiste un leader. Senza un vissuto, senza un percorso. Pensate ai grandi leader che noi conosciamo, no? Pensate, non so, a Garibaldi, col suo carisma, con le sue così. Ma Garibaldi è la sua storia. È una storia di pulizia, di coerenza, di battaglia, di lotta. Di lotta contro l'oppressore che fin dagli anni 20 in Sud America, che poi si continua nel tempo fino a quando un bel giorno Abramo Lincoln non chiede con una lettera famosissima a Garibaldi di andare a combattere negli Stati Uniti contro la schiavitù, contro gli Stati del Sud. Ecco, Garibaldi è una storia, no? Ha una narrazione, ma questa narrazione ce l'hanno tutti i grandi leader. Noi possiamo pensare a Napoleone, possiamo pensare a Giulio Cesare. Possiamo pensare a Costantino, possiamo pensare a Mandela, possiamo pensare a Obama. Ma questo accade anche nella politica più vicina a noi. Pensate al ministro Brunetta, alla sua storia, la sua storia di socialista, la sua storia di impegno, la sua storia, no? Pensate a Draghi, pensate, cioè c'è sempre una narrazione. Ecco, allora, lavorare su questa narrazione, comprendere questa narrazione ci aiuta ad accreditarci come leader. E questa è l'idea che vorrei portare avanti con voi in questo percorso. Questo quello che vi proporrò è una sorta di laboratorio narrativo, cioè una riflessione che vi chiederò di fare su di voi, sul leader della vostra vita e sulla vostra narrazione di leader. Questo è un po' il percorso che vi propongo. Allora, innanzitutto, quando noi parliamo di leadership, parliamo di tre concetti insieme. E questo credo che sia fondamentale, soprattutto per chi come voi lavora nella pubblica amministrazione, cioè lavora in contesti dove il tema dell'autorità, quindi del ruolo, della funzione, del grado, della mansione, da un lato, il tema del potere, ma che potere ho io di esercitare? Il tema della leadership, che in questo caso io tradurrei come autorevolezza. Ecco, questi tre concetti sono tre concetti che si sovrappongono continuamente ogni volta che noi ci confrontiamo con queste tematiche. E allora, su questi concetti ci conviene lavorare per riuscire a capire il meccanismo arcano di questa leadership. Quali sono i tre concetti? Vediamoli uno per uno. Autorità. Intanto partiamo dalle parole, no? Partiamo dalle parole, dal latino autoritate, da actor, autore. No? Questa è la prima cosa importante. L'autorità coincide col concetto di autore, quello che fa, quello che agisce. E indica che cosa? Il potere legale di emanare atti vincolanti l'attività dei destinatari, potere legale. Ecco, credo che questo sia il concetto fondamentale. Poi l'altra accezione di autorità è il complesso di organi preposti all'esercizio del potere. Tant'è che si parla dell'autorità giudiziaria, si parla delle autorità, no? Sono coloro che fanno, autor. Allora, l'autorità sostanzialmente racchiude in sé il diritto di prendere una decisione definitiva e nell'ambito di un'organizzazione si riferisce al diritto di prendere decisioni che risultano vincolanti per altre persone. Nell'esperienza organizzativa l'autorità contempla la gestione di un ruolo e riceve abitualmente una legittimazione formale. Allora, l'autorità è una caratteristica che viene assegnata a persone sulla base di una nomina, sulla base di un grado, sulla base di una responsabilità. Quindi le autorità sono i dirigenti, le autorità sono i funzionari, le autorità sono le cariche politiche. Persone che hanno un ruolo formale e che sono autori e che sono responsabili. Ora, capite che questa dimensione non è una dimensione di leadership, non necessariamente avere autorità significa essere autorevole, però significa responsabilità. E questo è anche un peso, vorrei ricordarvi, nel senso che tante volte noi ci soffermiamo su questi concetti, ma ne trascuriamo la componente del peso, di quanto pesi questa responsabilità, questa autorità, questa situazione nelle persone che in qualche modo se la trovano addosso. Tant'è che c'è chi sfugge da questa dimensione. No? Il dirigente che si rifiuta di fare la valutazione dei suoi collaboratori sfugge a una funzione fondamentale.
in qualche modo abdica alla sua autorità. E venendo meno uno delle sue, dei compiti che gli sono assegnati istituzionalmente. Quindi c'è proprio un tema di responsabilità, di autorità, nel senso di autore. C'è un tema di legalità anche, perché poi chi ha l'autorità è quello che legalmente risponde. Risponde della sua firma, per dirvi. E oggi nella pubblica amministrazione risponde della propria firma è un peso rilevante. Perché? Perché se poi non si firma in modo sbagliato o si fanno cose che non sono controllate, beh, ci sono delle sanzioni. E questo è uno dei meccanismi dell'autorità, questo è quel meccanismo che poi porta tante volte le persone a usare questa autorità in modo burocratico, in modo formale, in modo assolutamente legale, ma che poi non fa funzionare le cose, non le fa andare avanti, non fa fare progressi a queste cose. Gestire l'autorità nell'organizzazione è fondamentale possedere la capacità di gestire le proprie ansie e il proprio mondo interno. La capacità di gestire le proprie ansie e il proprio mondo interno. Perché per forza di cose, gestire l'autorità vuol dire esporsi a responsabilità, esporsi a rischi, esporsi a sanzioni, dare conto e rispondere di quello che accade. Allora, per gestire, questo genera ansia, e per gestire queste ansie sono necessarie più che il carisma, che cosa? Il senso di sicurezza. Io so quello che faccio. La qualità delle relazioni interpersonali, che vuol dire essere un sistema relazionale per cui le persone mi aiutano e mi responsabilizzano e si prendono responsabilità. Beh, una proprietà, una appartenenza al mondo con cui si forniscono prescrizioni. Prescrizioni vuol dire diktat, vuol dire ordini di servizio, vuol dire cose da fare. E senso di responsabilità verso il ruolo, l'autorità esso connessa. Credo che questa sia forse la componente più forte in assoluto, no? Il senso di responsabilità verso il ruolo e verso l'autorità connessa a questo ruolo. E quindi l'idea, in modo metaforico e non ironico, no? L'idea del portare una divisa, di portare, avere una mostrina, avere dei gradi, cosa che è evidente per dire in un sistema gerarchico rigoroso, in marina o nell'esercito, ma perché? Perché occorre essere subito in grado di capire chi comanda, chi ha la responsabilità in quel momento. Ma che comunque, anche in senso metaforico, è un qualcosa di sentito, di forte. Non è un caso che spesso all'interno delle organizzazioni, anche nella pubblica amministrazione, le persone che hanno una maggiore autorità tendono a vestirsi in modo da sottolineare questo fatto e quindi a evidenziare questi aspetti. Tema molto interessante. Beh, poi c'è il tema del potere, un tema complicatissimo. Il tema del potere deriva dal verbo latino poteo. Una forma arcaica dell'infinito posse, possibilità concreta di fare qualcosa, virtù, potenza, forza. Allora, come concetto richiama il concetto di autorità suprema nell'ambito di una comunità o di uno Stato, comando, balia, che vuol dire prendersi cura, no? Possesso. Indica la capacità di agire sugli altri o su una struttura organizzativa esercitando un'influenza determinante per far agire ad altri comportamenti voluti e determinati dalle persone e dall'ente che esercita il potere. Capacità di far agire ad altri comportamenti. Un attributo relativo alla persona più che al ruolo e può derivare sia da fonti interne, particolari strutture o tratti di personalità, sia esterne, particolari contingenze organizzative, alleanze, collusioni, eccetera. Allora, il potere, che è una parola oscena nella pubblica amministrazione, è una parola oscena anche nelle aziende, perché non si deve mai parlare di potere, non si deve mai parlare, è una parola di cui non si può trattare in modo chiaro, esplicito, funzionale, no? Ecco. Potere significa far fare alle persone le cose. E le persone fanno le cose sostanzialmente o perché temono una ripercussione dal non farle o perché sperano nel farle di ottenere qualcosa. Questo
Quindi il potere è un meccanismo potente, spesso è un potenziale. C'è stato un filosofo svizzero molto, molto profondo che si chiama Claude Rafestin, che è un semiologo, un esperto di potere. Lui ha scritto un libro bellissimo che si chiama Per una geografia del potere. E Rafestin dice che il potere è un potenziale. È un potenziale perché? Perché l'assenza del potere sta nella potenzialità di fare o non fare qualcosa, o di far fare o non far fare qualcosa. O di fare qualcosa perché altrimenti cosa succede? Nell'immagine che io vi ho lasciato, ci sono molte immagini in queste slide, sono tutte immagini che afferiscono all'arte classica, se volete. Questa forse è una delle rappresentazioni più simboliche, più ricche, più evocative del potere. Uso una penna per farvelo vedere. Il quadro si chiama Don Manuel Osorio e Zuniga e ritrae che cosa? Ritrae questo bambino, che è un principe, è un bambino nella sua giovinezza, nella sua età, probabilmente avrà 6-7 anni, è difficilissimo capire, ma questo bambino che tiene tutto quanto, tutto il suo mondo è legato a lui. C'è un uccellino, una gazza probabilmente, che è uscita dalla sua gabbia, e ci sono due gatti che stanno all'ombra del bambino, potrebbero saltare addosso alla gazza, vedete gli occhi dei gatti come sono così, ma non lo fanno. Perché non lo fanno? Perché il bambino in qualche modo è lì presente e impone col suo potere le sue regole. Allora la gazza è tranquilla, bisogna vedere quanto è tranquilla, perché si fida del potere del bambino. E i due gatti in qualche modo accettano le regole del gioco, perché sanno che se mangiassero, saltassero addosso alla gatta, probabilmente avrebbero delle conseguenze. Ecco. Il potere è rappresentato in questo modo qua, no? Oltre a tutta la simbologia del potere, il vestito lussuosissimo per un bambino, il colore rosso, la pettinatura profonda, lo sguardo. Ecco, questo è il potere. E credo che sia una riflessione importante che noi possiamo fare sul potere. Mion, che è un sociologo importante, che ha fondato sostanzialmente la psicosocioanalisi nel mondo, parla di due forme di potere, una negativa e una positiva. La prima, quella negativa, è fatta di monopolio ed esclusione. Io ho il potere e tu no. Io so io, tu non sei un cazzo. Nel Marchese del Grillo. E la seconda, quella positiva, è fatta di globalità, coerenza e integrazione. Cioè il potere che è coerente, integra, prende anche gli altri, li associa. Tant'è che questo quadro, che è un quadro di Van Dyck, che rappresenta sempre una famiglia reale, però guardate come il potere non è più potenziale esclusivo del principe, ma è una dimensione condivisa, dove il cane, la bambina più grande, le due bambine più piccole, il contesto, è tutto quanto in una sorta di armonia. Ecco, questo credo che sia il potere. Gino Pagliarani, che è un grandissimo psicosocioanalista, quest'anno ricorre il centenario della sua nascita. E Gino Pagliarani parlava sostanzialmente del potere in termini di caporali, capò e capi di buona speranza. E Gino, che è stato mio maestro, è stato nei lager. Ecco, i capò e i caporali sono le persone che esercitano il potere fine a se stesso, esclusivamente per il proprio tornaconto. E quindi che danno ordini, che impongono cose, che fanno obbedire gli altri, ma lo fanno per sé. I capi di buona speranza. E l'esempio che faceva Pagliarani è quello di Nelson Mandela, ma possiamo parlare di tante altre persone che sono in qualche modo vicine a noi, no? Capo di buona speranza è quello che esercita il suo potere per gli altri, lo esercita per portare dei risultati, per far andare avanti, per far fare dei progressi. E questa è una differenza abissale. Ricordiamoci questi due concetti, caporali, capi di buona speranza. E credo che sia fondamentale. Infine abbiamo la leadership, l'autorevolezza. Leader, che poi deriva da ledere, da leden, da guidare in qualche forma. Beh, la leadership è la capacità posseduta da una persona di avere un ascendente su altre persone. È la forza di fare cose straordinarie con persone ordinarie.
si acquisisce autorevolezza nei confronti dei propri collaboratori quando si fa qualcosa per loro assumendosene la responsabilità. Credo che questo sia un concetto fondamentale su cui dobbiamo riflettere. Io acquisisco autorevolezza quando faccio qualcosa per gli altri. Me ne assumo le responsabilità e gli altri mi seguono. E perché lo fanno? Perché vedono che la mia leadership è agita per loro, è agita nel loro bene. Il leader è colui che si assume il rischio di agire a vantaggio dei propri collaboratori. Guardate, questa è un'altra esperienza che vi posso portare nelle mie insegnamento nelle business school. Nelle business school vanno persone prestigiose e studenti che vengono dalle migliori università, che hanno i migliori voti, che vengono dalle migliori famiglie, che spendono cifre ingenti per fare questi corsi. E la cosa difficile quando sei insegnante con loro è proprio riuscire a far capire loro che leadership non è essere caporali. Non è che le persone li devono seguire perché sono dei grandi capi. No, leadership è fare qualcosa per i compagni. E metterli insieme per avere un risultato migliore. Ed è un concetto difficile da capire. Tante volte gli studenti delle business school vengono da me e dicono: ma prof, perché? Perché i miei compagni non mi seguono? Perché non fanno quello che dico io? E gli chiedo: ma perché dovrebbero farlo? E loro mi rispondono: ma perché io sono bravissimo, sono il migliore. E quindi è ovvio che seguono me. E dico: ma tu cosa fai per loro? E dopo un po' di tempo, lavorandoci sopra, le persone incominciano a capire questo concetto, incominciano a capire che la leadership è occuparsi degli altri. Noi acquisiamo autorevolezza quando ci assumiamo il rischio di agire a vantaggio dei nostri collaboratori. E questa è la differenza. Su questo c'è un film bellissimo che vi consiglio, si chiama U571, U come Ubo 571, la storia di un giovane ufficiale sommergibilista americano che si trova a in qualche modo impossessarsi di un Ubo tedesco, è preziosissimo perché contiene i codici per decifrare i messaggi radio e in questo suo contesto in qualche modo deve capire, deve sviluppare le sue qualità di leader che prima non aveva. Guardatelo, U571, è un film straordinario e credo che sia una riflessione importante sulla leadership. Allora, la domanda che adesso vi faccio è: ma si può misurare la leadership? Possiamo capire quanto siamo leader? Allora, V è leadership quando si ottiene da qualcuno qualcosa che non avrebbe fatto spontaneamente, ma che si è sentito libero di fare. Ecco, questo credo che sia un bel concetto. Quando noi chiediamo alle nostre persone, otteniamo dalle nostre persone che facciano qualcosa spontaneamente, che loro non pensavano di fare, ma si sentono liberi di farlo. Ecco, è proprio lì l'essenza, no? Quindi, io non ho leadership quando qualcuno fa qualcosa per me che si sente obbligato a fare. Quella probabilmente è autorità. Non ho leadership quando qualcuno fa qualcosa per me indipendentemente da me. Cioè, se qualcuno fa qualcosa per me, lo farebbe comunque, non c'entra la mia leadership. C'entra che mi vuole bene, c'entra che mi rispetta, c'entra che riconosce la mia autorità. Ma non c'è leadership in gioco. Perché il possesso della leadership è quantitativo, quindi la quantità di cose è contestuale, legato al contesto. Dipende da quante volte si riesce a ottenere liberamente dagli altri qualcosa che li induce ad agire diversamente da come avrebbero fatto abitualmente. Ripeto, la leadership dipende da quante volte si riesce a ottenere liberamente dagli altri qualcosa che li induce ad agire diversamente da come avrebbero fatto abitualmente. Credo che sia una riflessione importante che ci dobbiamo portare avanti, perché ci può dire tantissime cose. Allora, quando vi è leadership? Di leadership quando qualcuno con un sentimento di libertà fa scelto azioni che non avrebbe fatto senza l'influenzamento di un altro. Quindi vi leadership quando ci si sente liberi di scegliere e agire, si fa qualcosa accettando idee o modi di agire di qualcuno. Quindi autonomia da un lato, relazione dall'altro. Allora, credo che sia un'altra cosa importante da riflettere insieme, no? Headship e leadership sono due concetti anglosassoni molto, molto importanti. Se lo dovessimo tradurre in italiano, io direi, per headship direi autorità, ancora una volta. Direi comando, se volete. E per leadership tradurrei con autorevolezza. Allora, sia headship,
autorità sia leadership hanno lo stesso obiettivo, ottenere qualcosa dagli altri. Ma nella headship si segue l'autorità del ruolo, si agisce sentendone l'obbligo, il vincolo legale, il vincolo organizzativo, il vincolo morale, il vincolo affettivo. Nella leadership si segue l'autorevolezza della persona e si agisce sentendone la libertà di fare. Ora voi fatevi questa domanda. Nei confronti di quelli che voi ritenete essere i vostri capi, e attenzione, per capi metto anche i vostri mariti o le vostre mogli, o i vostri figli o i vostri genitori. Voi agite secondo un principio di headship o di leadership? Provate a pensarci 2 minuti, vi lascerei 2 minuti di silenzio per fare questa riflessione. Pensate un po' ai capi della vostra vita, alle persone che in qualche modo vi fanno fare cose, e riflettete, io le faccio perché c'è un'autorità e ne ho l'obbligo, o lo faccio perché sento l'autorevolezza della persona, sento che quella persona fa qualcosa per me e mi sento libero di fare o non fare questa cosa. Scoprirete delle dimensioni che forse sono inaspettate e che riguardano non soltanto il mio capo, riguardano anche mio figlio, mia moglie, mio padre, il mio migliore amico, la mia collaboratrice. E attenzione, quando si parla di leadership non si parla di gerarchia. L'autorevolezza non si gioca sulla gerarchia, si gioca attraverso l'impegno. Io ho la fortuna di avere un'assistente, una collaboratrice, che è una donna straordinaria, che dedica tutto a se stessa al lavoro, con un impegno impressionante. A me capita di scoprire che ha lavorato fino a mezzanotte, mi manda mail, c'è sul pezzo, il sabato, la domenica. Ecco, questa donna esercita nei miei confronti una fortissima leadership, perché io sento l'autorevolezza della persona, sento la forza del suo impegno e pur liberamente mi sento vincolato ad agire, a fare cose per il mio gruppo, per la mia società, per le mie persone, per lei. Nel nome di che cosa? Di quello che lei sta facendo per noi, per il gruppo. Qual è leadership? Il rapporto, in punto di vista autoritario, assolutamente asimmetrico, no? Perché l'autorità ce l'ho io e lei è la collaboratrice. Ma nel momento in cui lei si spende in quel modo, io sento la mia responsabilità e sento la libertà di fare cose per lei. E quindi l'impegno a essere puntuale, a lavorare quando c'è bisogno, a fare le cose indispensabili, a lavorare la sera, a metterci tutto me stesso, perché lei lo sta facendo. Allora, prendiamoci 5 minuti e proviamo a pensare a quelli che riconosciamo in qualche forma essere i capi della nostra vita e vediamo se noi lavoriamo, agiamo secondo un senso di headship o di leadership. Noi passivamente, quindi noi soggetti, non noi attori, protagonisti, non noi leader, ma noi follower in qualche modo. Prendiamoci un minuto. Fatto? Io spero che voi non abbiate seguito semplicemente i miei 20 secondi di silenzio, ma abbiate fatto veramente questa cosa. Ecco, non so cosa avete notato, ma avrete scoperto delle cose strane. Di solito quello che accade è che si scopre che leadership è gerarchica, ma l'autorevolezza, la leadership, è giocata sulla base di quanto le persone mettono in gioco per noi. Ed è quella la partita, quella la differenza. E la loro capacità è la nostra di riconoscere una storia, un racconto, un percorso. E per questo parliamo di leadership narrativa. Allora, l'avevo accennato, il tema del raccontare è fondamentale. Perché nel mio racconto, nella mia narrazione, c'è la storia che io voglio seguire, c'è il senso di quello che sto facendo. Se la mia storia è una storia di aiuto degli altri, raccontandola in qualche modo io accredito questa mia capacità. Se la mia storia è una storia di potere, sarà ben chiaro cosa sto facendo, cosa sto inseguendo. Ma la narrazione è fondamentale. E in questa narrazione sarà fondamentale capire quante volte c'è io e quante volte c'è noi. Quante volte quello che racconta la storia dice ho fatto, ho detto, ho pensato, sono andato, ho capito, ho risolto, ho vinto. Quante volte c'è
abbiamo fatto, abbiamo portato avanti, abbiamo capito, abbiamo affrontato, abbiamo risolto. Quanto c'è l'io e quanto c'è il noi? Ecco, anche lì, no? La partita si gioca in questo passaggio. Questo passaggio decisivo tra l'io e noi. Beh, abbiamo fatto tre esempi adesso che vediamo insieme. Uno è Gaio Giulio Cesare. Nasce in una famiglia non particolarmente ricca, né influenze, tutto quello che ha è il prestigio del suo lignaggio, ma in un'epoca di homines novi non è una storia convincente. Non è l'appartenenza che può fare la differenza per Cesare. Per guadagnare il rispetto dei suoi uomini del Senato di Roma deve essere homo novus, raccontare la sua personale storia. E lui lo fa scrivendo. Cesare è altrettanto noto come scrittore, come storico, di quanto non sia noto come politico e come condottiero. Il debello gallico e il debello civile hanno proprio lo scopo di raccontare la storia del suo successo, tra difficoltà, memorabili avversari, capacità di leadership e grande abilità. Cesare accredita la sua leadership con la sua narrazione, che però, dati i tempi, è una narrazione sì di novità, è una narrazione sì di servizio, no? Che è un concetto fondamentale della leadership, il concetto di servizio. Io l'ho fatto per lo Stato, no? Il concetto di servizio che viene descritto in modo sublime da Shakespeare nel Giulio Cesare, quando fa dire ad Antonio che cosa Cesare ha fatto per la popolazione di Roma. Ma al tempo stesso è una narrazione tutta quanta raccontata in prima persona. Io. Che possiamo riassumere col famoso assunto del debello gallico quando dice veni, vidi, vici. Sono andato, ho visto, ho vinto. Io. E Ottaviano è diverso. Ottaviano Augusto, che poi è il primo imperatore di Roma, che è, se volete, il figlioccio minore di Giulio Cesare. Quello che doveva vincere tutta la partita era Antonio. Era Antonio il grande seguace di Cesare, quello che fa proprio il suo discorso, la sua orazione funebre, quello che porta poi alla emarginazione dei congiurati. Eppure Antonio non ce la fa. Non ce la fa perché la sua narrazione è una narrazione legata all'esterno. Si perde nel suo orientalismo, si perde ad Alessandria, si perde con Cleopatra, si perde in un mondo che non è più il mondo di Roma. Ottaviano invece ci riesce. E quando Ottaviano sale al potere, deve convincere Roma di non essere un re, ma allo stesso tempo di avere doti di leadership tali da far dimenticare il dramma delle guerre civili. Ottaviano ha un prozio speciale, Cesare, che lo fa crescere sotto la sua ala protettrice, fino ad adottarlo, rendendolo così il suo erede, un'eredità difficile da difendere e dimostrare. Ma Ottaviano non ama la guerra, né un buon generale, non ha l'abilità letteraria di Cesare, non ha nemmeno un passato glorioso da raccontare. Ma sa che guidare vuol dire delegare e fidarsi. Sceglie Agrippa come generale e Mecenate come consulente per la comunicazione. E questa è la genialità di Ottaviano, se volete. Ottaviano che era anche spietato, ma al tempo stesso ha la capacità di circondarsi delle persone più straordinarie. Agrippa da un lato, Mecenate dall'altro. Ecco, questa è una narrazione diversa. La narrazione di Ottaviano è una narrazione che non è un io, è un noi. E questo proprio è il passaggio fondamentale, un passaggio storico, se volete. Un passaggio storico che non a caso poi legittima l'impero, no? Perché un impero dell'io non avrebbe mai funzionato a Roma. Soltanto un impero del noi. Ecco, e come lo fa? Lo fa in un modo semplicissimo, inventando una storia, anzi commissionando una storia. Chiede a Virgilio di scrivere una storia che in qualche modo legittimi che cosa? Le origini di Roma, che legittimi le capacità, le potenzialità di Roma, che legittimi la vittoria del sistema romano sul mondo greco e che legittimi la sua discendenza e la sua modalità di leadership. E cosa fa Virgilio? Virgilio ci pensa, si richiama alle grandi narrazioni del passato, e in particolare all'Iliade e all'Odissea per certi versi, e si inventa un poema geniale, fantastico, così, che è l'Eneide, che è un poema che racconta che cosa? Racconta la storia dei profughi di Troia, racconta la storia degli sconfitti, se volete, che diventano vincitori. E
e gli sconfitti che diventano vincitori vengono rappresentati da chi? Dal pio Enea. Pio Enea che è quello che, in qualche modo, impersonifica, se volete, l'antenato di Ottaviano Augusto, con la sua capacità di guidare, di occuparsi degli altri, di portare le persone al risultato, ma anche di essere compassionevole. E questa è la caratteristica, questa è la narrazione che Augusto sviluppa. E poi c'è una terza narrazione, questa è ancora più geniale se volete, quella di Costantino il Grande, di Costantino che in qualche modo sa inventarsi una dimensione più ampia per legittimare il suo potere, che è la dimensione religiosa. Costantino si affaccia alla storia in un momento turbolento per Roma e per il suo impero. Sale al potere da usurpatore, l'esercito di suo padre, Costanzo Cloro, lo nomina imperatore per acclamazione, ma è solo una delle tante forze in campo. L'impero è diviso in quattro parti, ogni contendente ha il suo esercito, il Senato non ha più potere. Ai confini cominciano prima i barbari, soprattutto è arrivata la nuova religione, che ha sempre più consensi tanto da Oriente quanto Occidente, il cristianesimo. Costantino, durante la campagna militare contro il suo rivale Massenzio, sogna una croce con sopra scritto In hoc signo vinces. Si converte al cristianesimo e vince. Ora, sinceramente, a noi non interessa se Costantino si sia convertito o meno al cristianesimo o se credesse o meno nel cristianesimo. La cosa per noi importante è che la narrazione di Costantino sa agganciarsi a quella che era il movimento vincente, che era un movimento di popolo, che era un movimento rivoluzionario, perché prevedeva tra le altre cose l'abolizione della schiavitù, prevedeva la fratellanza, prevedeva la vicinanza, prevedeva una sorta di monoteismo. Lui lo cavalca. E attraverso questa storia del sogno della croce diventa l'eroe del nuovo impero, che questa volta sarà in futuro, non lo è subito, sarà un impero cristiano. E quindi riesce in questo modo a guadagnare 200 anni sulla caduta di Roma, per capirci. Proprio perché accredita la sua leadership con una spiritualità che diventa la narrazione dominante. Ecco, allora la prima domanda che noi ci facciamo è: ma se devi pensarti come leader narrativo, in quale leader ti riconosci? Quale storia racconti tu? Racconti la storia di Cesare? Racconto la mia storia? Oppure racconti la storia di Augusto? Racconto la nostra storia? O quella di Costantino? Racconto il cambiamento? Racconto il passaggio? Ecco, già qui possiamo, credo, forse capire qual è il meccanismo della leadership narrativa, che è un meccanismo molto delicato, proprio perché ha molto a che fare con come noi ci accreditiamo come leader. E per accreditarsi come leader l'unica cosa che non conta sono i gradi. È l'autorità formale che noi riceviamo. Conta però la storia che noi raccontiamo. E anche conta la storia come abbiamo ricevuto l'autorità formale. Ed è diverso se l'autorità formale l'abbiamo ricevuta perché eravamo estremamente competenti, perché abbiamo lavorato duramente, perché ci siamo preparati, perché abbiamo combattuto, o invece così un po' understated, perché sì, va bene, non avevo niente di migliore a fare, ho fatto sto concorso, eccetera, eccetera, eccetera. Sono due narrazioni diverse. E quali altri leader narratori ci viene in mente? Pensate, no? Federico II, Adriano Olivetti, Steve Jobs, Michele Ferrero, Giuseppe Garibaldi, Nelson Mandela. E quante altre foto vorremmo mettere? Allora, un'altra riflessione che vi faccio è: pensate a quali sono i grandi leader di riferimento, come leader narratori. Qual è quello che voi ispira maggiormente? Quello che vi dà maggiori possibilità di pensare alle cose? Ecco, se pensiamo a quello, lì sta la nostra storia di leader narrativo. La narrazione che più ci colpisce è la narrazione che ci caratterizza, che ci distingue. E attenzione, questo avviene per i grandi leader della storia, ma può avvenire anche benissimo con i leader professionali che abbiamo conosciuto, incontrato, vissuto. Allora, vi chiederei di fare quest'altra riflessione. Qual è la storia di leader che nel corso della tua vita ti ha ispirato maggiormente? Dalla quale ha assimilato alcuni atteggiamenti, comportamenti, visioni. Anche qua mi sono delle immagini. Napoleone, di nuovo Mandela, Rasputin come leader negativo, no? Leonardo da Vinci. E quanti altri? Ecco, prova a fare questa riflessione. Prendetevi anche lì 5 minuti,
in silenzio, staccando il video, per segnarvi qual è la storia di leader che nel corso della tua vita ti ha ispirato maggiormente. E poi cerchiamo di riflettere sul perché ci ha ispirato. Va bene? Prendiamoci qualche minuto, per favore. Allora, l'ultima parte che vorrei affrontare con voi adesso è il tema di qual è la nostra idea di leadership narrativa. Ok, inizio con una frase. Narrative leadership is a way to make meaning. Allora, raccontare la storia di leader vuol dire trovare un modo per dare significato, per aiutare le persone a capire ma perché si devono impegnare in quel progetto, perché lo devono fare, qual è il senso. Allora, leading significa aiutare le persone a realizzare se stesse, non me stesso, ma gli altri, se stessi. È una delle strade per dare senso al mondo, è un'idea per aiutare a trovare significato. Per questo la leadership consiste nella capacità di raccontare storie credibili, che rendono il cambiamento che le persone hanno in testa qualcosa di concretamente fattibile. Questo è il tema fondamentale, aiutare le persone a rendere fattibile il cambiamento. E farlo con un impegno costante, con una capacità, con una determinazione, con un desiderio. Ecco, io credo che se voglio lasciarvi un messaggio per questo nostro lavoro, voglio lasciarvi un messaggio importante, credo che la riflessione sia proprio questa. La riflessione sia come posso aiutare gli altri nel realizzarsi. E se lo faccio? Se lo faccio da domani mattina, se lo faccio da stasera, da oggi pomeriggio, lo faccio con le persone vicine a me, automaticamente la mia leadership aumenta. E quella leadership non è una leadership posticcia, non è una leadership cosmetica che si impara nei corsi delle business school. È qualcosa di profondo perché si agisce attraverso la mia capacità concreta di aiutare gli altri. Concludere, ogni volta che qualcuno si assume la responsabilità di dare un significato al passato, al presente o al futuro di un gruppo, attraverso l'uso consapevole di una storia, ci pone di fronte al dilemma della leadership narrativa. Questo è il tema della leadership narrativa, è dare senso. Il dilemma è, ma è giusto dare questo senso? Funziona? Serve? Lo posso fare? Sto manipolando gli altri o sto facendo qualcosa autenticamente per loro? Allora io credo, e questo credo che sia un po' il riassunto di tutto il nostro percorso, ormai sono tanti minuti che siamo insieme. Per sviluppare una leadership narrativa è fondamentale. Riconoscere e valorizzare gli eroi, le persone chiave per il cambiamento che voglio realizzare. Saranno loro i protagonisti delle nuove storie di leadership. Se sono in un gruppo, se sono in un'organizzazione, se guido un'organizzazione, se guido un dipartimento, devo riuscire a dare valore e riconoscere le persone che mi stanno aiutando, che stanno facendo di più. Quindi ricordiamoci, le persone non sono tutte uguali, non lavorano tutte uguali. Riconosciamo gli eroi del nostro gruppo, le persone che danno di più, e facciamo di loro degli esempi. Secondo punto è costruire con questi eroi nuove storie di successo. Permettere alle persone di visualizzarle, di riconoscersi e di desiderarle a tal punto da rendere l'azione una logica conseguenza. Questo è l'altro punto fondamentale. Costruire con questi eroi nuove storie di successo. Per smettere le persone di visualizzarle, di riconoscersi e di desiderarle a tal punto da rendere l'azione una logica conseguenza. Dobbiamo fare in modo che le nostre persone abbiano voglia di comportarsi in quel modo perché vedono l'esempio. E la terza dimensione, che è la dimensione forse fondamentale, di cui certamente avete sentito parlare, è valorizzare l'emozione delle persone. Non dimenticare di parlare al nostro cervello emotivo. Sono le emozioni, piuttosto che la razionalità, che ci permettono di sconfiggere le paure e il cinismo organizzativo. Ecco. Io credo che le persone abbiano bisogno di emozionarsi, abbiano bisogno di credere, ma per fare questo ci vuole proprio una narrazione di valore, una narrazione virtuosa, una dimensione in cui noi spieghiamo agli altri che hanno senso e che loro sono fondamentali e che io mi commuovo quando li vedo lavorare e fare delle cose. Mind the gold, guarda loro. Guarda la possibilità che le persone hanno di aiutarci, la possibilità straordinaria di credere in se stessi. E credetemi, non ci sono persone che non credono in se stesse, che non vogliono credere in se stessi. Ci sono persone deluse che non pensano più che sia possibile.
Ma appena voi riaccendete quella fiamma, scoprirete che è possibile cambiare radicalmente e fare delle cose straordinarie, anche nel vostro ente, anche nella vostra pubblica amministrazione, anche nelle vostre realtà. E credo che questo sia il messaggio fondamentale con cui voglio lasciarvi. Credete nelle emozioni e attivate le emozioni, perché sono quelle che muovono il mondo. Io vi ringrazio, è stato davvero piacevole lavorare con voi quest'oggi. E sono a disposizione se avete bisogno di qualcosa. Il mio indirizzo email è massimiliano.santoro@grupoprospecta.it. Scrivetemi, io sono a disposizione e mi farà molto piacere avere anche dei feedback da voi. Grazie e buona giornata.